In Consiglio Comunale arriva oggi la modifica del piano di riequilibrio in corso di approvazione presso gli organi ministeriali. È prevista la riduzione del disavanzo da 850 milioni di euro registrati con il rendiconto 2011 a 783 con il rendiconto 2012. Nel piano inoltre è inserita l'adesione al decreto legge 35, il cosiddetto sblocca debiti, per l'assegnazione con rimborso trentennale di 593 milioni. E viene anche certificata una svolta nella spesa per il personale, scesa al di sotto del 50%, che libera risorse per oltre 11 milioni e consentirà di rimettere in moto le politiche del personale anche in termini di contratti. Noi abbiamo vissuto momenti di difficoltà in cui ci sono state contrazioni di stipendi, in cui la situazione drammatica ereditata ci ha fatto pagare a noi un prezzo politico di cui non avevamo nessuna responsabilità. E oggi finalmente, grazie a un lavoro duro fatto dalla parte politica, dalla parte amministrativa, noi siamo riusciti a scendere sotto al 50%. Io non so prima che cosa è accaduto, se eravamo sopra, eravamo sotto, ognuno ha le proprie idee tra il su e il giù. Oggi siamo sotto, è sicuro, perché si sono fatti tutti gli accertamenti formali che si dovevano fare. E questo che significa? Non è semplicemente un'asticella sopra e sotto che non ha un significato. Significa che noi possiamo incominciare a fare delle iniziative che avranno un effetto assolutamente benefico sulla vita dell'amministrazione e soprattutto sulla vita di molti cittadini. Penso alle maestre, penso agli LSU, penso alle graduatorie dei concorsi e penso anche per il 2014 alla possibilità di iniziare, cosa che è previsto dalla Costituzione Repubblicana, di fare dei concorsi, concorsi interni, concorsi esterni, questo lo vedremo, cioè finalmente possiamo fare quello che un'amministrazione normale dovrebbe fare, cioè decidere di avere un'agibilità che noi sinora non abbiamo avuto. Non solo, ma ci consente di dare delle risposte a chi da tempo, pur avendo delle funzioni all'interno dell'ufficio, ha svolto anche al di sotto delle proprie aspettative. Insomma, possiamo prendere delle scelte che vanno a incidere sulla vita dell'amministrazione, sulla vita di lavoratori e lavoratrici e sull'interesse della città.